Salve a tutti ragazzi! Buonasera ragazzi! Io sono Vrex e io sono Leon e voglio girare questo... ah giusto, car vlog! Dopo anni, secoli, siamo in macchina! Sono passati troppi anni! Al momento siamo fermi perché così almeno lui riesce a parlare. Sì, riesco a formulare meglio i discorsi. Anche perché mentre guido sono super concentrato, anche perché io, come sapete, sono una persona molto attenta e quindi se guido... poi scazzo quando parlo, quindi. Cioè? Vabbè, questa taglia, vai. Perché? No, aspetta, fammi rifare. Parolacce non si dicono su YouTube, capito? Quindi. Hai capito, Brex? Non si dicono parolacce. No, vabbè. Iniziamo, dai. Abbiamo già, vabbè, dunque, punto della situazione. Io questo signore qua, questo brutto signore qui, lo vedete, l'avevo beccato appunto a Lucca Comics e gli ho fatto delle foto e volevo appunto intervistarlo. Il problema è che ho avuto un piccolo problema, scusate, gioco di parole, sì. Il problema è che ho avuto un piccolo problema tecnico, ovvero che la registrazione non era partita. Quindi post Comics gli rifaccio più o meno le stesse domande. Leon, ciao, perfetto. Quanto tempo! Tantissimo tempo. Bellissimo il tuo cosplay oggi! Grazie. Cosplay da cittadino di Pietrasanta. Esatto. Allora, da cosa sei vestito oggi? Ah, sono vestito da Bertolt Hoover dell'Attacco dei Giganti. Ecco! O Shingeki no Kyojin, o Attack on Titan, chiamatelo come vi pare. Però io ho portato la versione di Bertolt, quando ci siamo visti noi due, ho portato la versione di Bertolt della seconda stagione durante il rapimento di Eren, ovvero col maglioncino blu scuro e la camicia bianca sotto. E poi avevo tutta la manovra tridimensionale che loro non la vedranno mai, o ti mando una foto semmai? No, ci chiocco quelle che ho fatto al comics. Ah, perfetto, vai, perfetto. A parte che, vabbè, quello che ho fatto al comics, le foto sono già nel video del comics, quindi bene o male la gente ti vedrà. Sì, perfetto, vai, va benissimo. Okay, perché lui era già preoccupato, la gente non mi vede, dopo la mia fama diminuisce, vado giù in picchiata, dato che non faccio più video insieme a Rex. Allora, dunque, da quel che mi risulta, a parte qualche anno fa avevi fatto così per gioco L, come sì, cosplay, no? Ero tipo in prima o seconda superiore, se non ricordo male, quindi 2013 forse, 2012-13 insomma. Però comunque l'avevi fatto un po' per gioco. Sì, quest'anno invece è stata la tua prima vera volta ufficiale in cosplay. Esatto, esatto. Ecco. Allora guarda, ti faccio due domande, dato che diciamo sei nuovo e hai potuto... Oddio, ci sono due che si stanno limonando nella macchina davanti a noi. Vabbè, noi chi con la se alzano lo sguardo magari pensano che li stiamo filmando. Sì, sì, è vero, oddio. È meglio tramite spostarsi, che dici? No, hanno smesso, hanno finito. Ah, ok. Sì, hanno finito, ok. Perfetto. E sigarettina dopo la limonata ci vuole. Sì. Dicevo, che stavo dicendo? Ah, sì. Le domande. Secondo te, no? Allora, quali sono i lati positivi e negativi del cosplay? Allora, il primo lato positivo è quando le persone riconoscono il lavoro che ci hai messo dietro al cosplay e il tempo che ci hai impiegato per crearlo. Soprattutto per cosplay impegnativi o complicati. Per esempio, io portando appunto l'Attacco dei Giganti, ho costruito anche la manovra tridimensionale, che sono le due casse, le spade, e dietro la schiena hanno tipo una rondella che gira, insomma. Insomma, è una struttura abbastanza complessa. E praticamente un set di coltelle gigante con l'acqua con la bottiglia dell'acqua dietro. Sì, esatto. E quindi sì, diciamo che io ci ho messo un mese circa per costruire la manovra, anzi due mesi facciamo, per costruire solo la manovra, ed è stato molto bello che le persone comunque abbiano apprezzato appunto il lavoro. E un altro lato positivo è quando riconoscono il tuo personaggio, quello penso sia la base proprio del cosplay. Sì, ho notato che molti che fanno l'Attacco dei Giganti la maniglia usano il freno della bicicletta. Esatto, io infatti ho usato proprio il freno della bicicletta vero. Sì, sì, no, ma anche perché si presta benissimo. È un freno della bicicletta, alla fine. Esatto, sì, con tanto di filo. Esatto, sì, sì, infatti. Quindi non puoi farlo meglio che usare proprio un vero freno della bicicletta. Cioè, sì, lo ritingi e sei a posto, nel senso. Poi comunque sia, mi dicevi prima che hai partecipato anche con dei ragazzi, hai fatto un gruppone, e poi hai partecipato anche alla gara cosplay in cui avete vinto anche come miglior gruppo. Esatto, sì, abbiamo fatto la gara cosplay domenica 5 novembre,
Inizialmente dovevamo esibirci sul palco fuori, solo che con il maltempo e il temporale ci siamo esibiti nella chiesa vicino a Japantown. La gara è andata bene, è stata un'esperienza incredibile. Per me è stata la prima volta, la mia primissima gara, quindi tremavo proprio dalla paura, dall'emozione, dalla paura. E anche perché io, fra l'altro, facendo Bertold, attenzione spoiler alert, io dovevo stare sul collo del Titano Colossale, e quindi dovevo salire su una scaletta e ero alto praticamente 2,5 metri, e quindi mi vedevo tutta sta gente davanti, c'era tutta la chiesa piena praticamente, e vedevo tutta la gente così che mi fissava me e la testa del Titano Colossale, perché la sceneggiatura prevedeva che io appunto fossi sopra la testa del Titano Colossale, e nella sceneggiatura c'era questa palla enorme, era la testa del Titano Colossale appunto. Quindi si è trovato centinaia di occhi puntati addosso. Esatto, sì, esattamente, cioè ero tremavo praticamente. Comunque sì, è stata un'esperienza incredibile, e anche gli altri ragazzi sono stati bravissimi, e infatti abbiamo vinto come miglior gruppo cosplay. Niente, è stato incredibile, veramente incredibile. Ok, e invece i lati negativi del cosplay secondo te? Lati negativi, allora, sicuramente il trasporto di tutto il cosplay da casa tua o dal luogo in cui custodisci il cosplay fino in fiera, perché appunto chi magari abita vicino alla fiera è più fortunato o avvantaggiato, perché dipende dai casi, però comunque chi ha casa, per dire, dentro le mura di Lucca è molto avvantaggiato, sì. Se scende di casa in cosplay è già lì praticamente, però per dire uno di noi due non è tanto avvantaggiato, perché se ti metti il cosplay dell'Attacco dei Giganti e ci vai in treno, sul treno te lo distruggono la manovra tridimensionale, cioè quindi... Sì, se non sono le altre gente che ti vengono addosso, te lo distrugge quello sportellino che ti torna indietro. Esatto, quindi quello lì è sicuramente un lato negativo. Cioè, io sono sopravvissuto a diversi sabati di Lucca Comics, ma quando sono tornato a casa ce l'avevo distrutto. Ah, ma c'era così tanta gente e sono venuto addosso? No, è stato lo sportello del treno, infatti, che mi ha distrutto il cosplay, quindi... Però, oddio, la mia manovra è sopravvissuta, però è mezza distrutta. Però è sopravvissuta intanto, quindi è già... Cioè, sono stupito, quindi è già una buona cosa questa. Quindi... Però resiste all'attacco dei giganti. Esatto. Potrei usarla veramente. Però. Ah, quando si scambiano per un altro personaggio. Ah, vabbè, ma quella. Quella è l'ignoranza. Come un mio amico che ha fatto Robocop e gli hanno detto Darth Vader. Vabbè, quello, guarda, lascia fa. No, comunque, a parte tutto, quest'anno, nonostante lui si sia divertito, è stata, diciamo, la sua prima volta ufficiale come cosplayer, esatto, come comics, esatto, e tutto quanto, quest'anno siamo stati veramente sfigati, perché è durato 5 giorni in cosplay, 2 dei quali ha diluviato. Venerdì e domenica era... veniva giù il mondo. Venerdì sai tanto e tanto, ma domenica hanno fatto vedere, c'erano anche le foto postate. Le strade non all'attate. C'era nessuno, nessuno. Più che altro tanta gente domenica ha detto è una brutta giornata, andiamo tutti dentro gli stand. Infatti io che ero vicino a Japantown per la gara vedevo un fiume di gente dentro gli stand, capito? Quindi... Sì, ma poi mi immagino la guazza, la fanghiglia. Però sulle mura non c'era, alla fontana dei cosplayer non c'era nessuno per esempio. Ma neanche sulle mura? Neanche sulle mura, c'era pochissimissima gente. Poi. Quindi al massimo la gente è andata lì vestita normale per dentro gli stand, ripararsi anche dalla pioggia. Anche, sì, esatto. Cioè, si è conclusa così, diciamo, l'edizione di Lucca Comics. Purtroppo sì, non si è conclusa tanto bene. Perché negli anni passati la domenica rappresenta proprio, diciamo, l'ultimo saluto alla fiera sì. E prima di tornare alla vita di tutti i giorni. Sì, sì, infatti. E invece in questo caso si è conclusa, diciamo, non nella maniera migliore. Purtroppo sì. E vabbè. Comunque sia, mi fa molto piacere che tu ti sia divertito. Noi ci siamo beccati, io e lui, ci siamo beccati tipo... Giovedì, sì. Ed eri davanti ero sulle mura davanti al coso di Walking Dead. Esatto, sì. Fai la salita della fontana a destra, ero lì davanti. Sì, ero fermo a posare un po', a fare foto. Che ho notato che se stai fermo in un punto, la gente ti nota di più che rispetto a mentre ti muovi. Vabbè, perché se ti sposti esci dal loro campo visivo. Eh sì.
Sì, no, mi fa piacere che tu sia divertito, mi sono divertito anche ovviamente. Volevo passare un po' più di tempo con questo brutto signore qui. Fra raduni, sì, gara e tutto, diciamo, quanto. Avevamo programmi differenti e poi comunque sì, sia io non ero in cosplay di Shinjeki. Purtroppo no, quindi. Quindi non sapevo neanche a cosa sarei servito, sì, nel sì, senso. Infatti, sì, sì. E niente, ci siamo giusto salutati, poi io avevo già altri amici che mi stavano aspettando e sì, vabbè, sì, sì, non ci siamo trovati, ma comunque sì, ci rifaremo sicuramente la prossima occasione. Sì, certo, senz'altro. Che a lui gli sta prendendo parecchio questa cosa del cosplay. È vero, E quindi è già tipo un'ora che mi assilla, oh ma ci sono altri eventi, ma te dove andrai? Fammi sapere, insomma. Sì, sì, tienimi aggiornato. Se poi ti scarico tutto il calendario che fanno durante l'anno. Vai, vado tutte le fiere in Italia. Contento proprio. Proprio fiero. Però non ci è venuto a trovare nessuno a Lucca. Non ci ha riconosciuto nessuno. Davvero, non ci ha riconosciuto. Come mai non ci avete riconosciuto? Cioè, no, aspetta, Gloria Torvato ci ha riconosciuto. Ma ha riconosciuto me, te non t'ha visto. No, a me non m'ha visto poi. Che io non l'ho riconosciuta, infatti voglio chiedergli scusa. Perché io ho visto questa ragazza che mi viene a salutare. Oh, Frex! Oh, insomma, ciao, come stai? No, mi è dispiaciuto per il primo canale che te l'hanno fatto chiudere. E io dico, ok, ma questa ragazza, ok, sa un po', po' di cose, evidentemente mi seguivo, ma chi è? Quindi l'hai scoperto dopo? Me l'ha detto Roberto, perché io gli ho detto, ma cosa, ma quella ragazza lì tanto carina chi era? Era una Gloria Torvato. No! Ho detto, no! Perché l'ho trattata un po' con, non con diffidenza, un po'... Però che non l'hai riconosciuta. Non l'ho riconosciuta! E quindi, perché se la riconoscevo sicuramente ci scappava un abbraccio. Sì, 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 infatti. E quindi Gloria mi dispiace, ci faremo alla prossima occasione. E niente, no, a me mi hanno riconosciuto un ragazzo che però ci ho fatto cosplay insieme un paio d'anni fa, okay. Quindi lui non conta. E no, per il resto non mi ha riconosciuto, a parte che vabbè, dicevo, avevo la maschera dello Psycho, come infatti, fai a riconoscere? Mi puoi riconoscere perché praticamente sono l'unico Psycho che si veste diversamente dal gioco, quindi vabbè. E no, non ci hanno riconosciuti. Pazienza, dai. Non siamo più famosi. Da quando ti hai lasciato il canale... Mi ritiro e basta. Capito. Intanto però noi abbiamo spoilerato il fatto che tu non sei più sul canale, perché il video in cui ci sono dei chiarimenti probabilmente uscirà dopo. È vero. Peccato, vabbè. E così la gente dirà, ma come? Ma cosa è successo? Prima di Lucca, questo. Il video quello lì doveva uscire prima di Lucca. Sì, vabbè, ciao vabbè, proprio. Sì, pazienza. Sì, infatti quando poi il video partirà ci metterò all'inizio. Alcune delle cose che diremo in questo video sono già successe. Esatto, esatto. È un video del passato, siamo tornati nel passato. Eh sì, esatto. Vabbè, così dice, lasciamo la suspense, no? Così la gente dice, ma come, cosa è successo? Praticamente abbiamo litigato perché lui voleva fare i soldi, voleva essere un money grabber, era contrario alla mia esatto. filosofia. E quindi l'ho cacciato dal canale, lui se l'è presa e mi ha fatto il flame. Esatto, ti ho fatto un video, mille video contro. Mille video contro, esatto. Ti sei messo una maschera per non farti riconoscere addirittura. Su Leo Complex. Esatto, sul vecchio canale, quello di musica. Esatto. Che non c'entra niente, però che... E quindi poi dopo alla fine ci siamo trovati, abbiamo provato a chiarire, non ce l'abbiamo fatta, quindi ci siamo picchiati. E alla fine è intervenuta una ragazza che ci ha separati e ha detto, vai, mettete dei fiori nei vostri cannoni, e quindi eccoci a fare il vlog. Ok, una storia così proprio è da scrivere, una storia così, cioè. Veramente. No, comunque vi consigliamo di seguire il video che uscirà sicuramente dopo questo, sì, 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 con sì, tutti sì. i chiarimenti, e comunque state tranquilli, non è successo niente di grave, semplicemente diciamo che la vita alle volte ci porta a seguire strade diverse, mettiamola così. Esatto. È arrivata la ventata dell'aglio sulla camera. Dell'aglio addirittura? Sì. Quello di Without My Emotion 3. L'aglio. Fantastico. Sì, che me lo ricordo. Come fai a scordarti di certe cose? Cioè, ti rimangono impresse nella memoria. Ma io guarda, io spero comunque prima o poi che tornerai a casa mia a fare qualche altro video, perché ci manca ancora di Hamburger Man. Che è un gioco horror. È vero. Di Hamburger Man, mamma mia. Non me lo fa giocare da solo. Hamburger che mangia persone? Boh, chi lo sa. Lui è un uomo che mangia gli hamburger. E ho ancora il vecchio video che abbiamo fatto su la macchina da sala giochi che mangiava i bambini. Quello me lo ricordo, sì. Quello che dovevi stare fermo, poi ti muovevi e mangiavi. Mangiare i poliziotti. Sì, sì, sì. Non l'avevo ancora caricato perché volevamo fare una serie di sfide.
e però ah, poi è andata. Perché il punteggio, cioè, più fai, prendevi le monetine, più alzava il punteggio. Sì, vabbè. Niente ragazzi, per questo car vlog, non sappiamo, forse l'ultimo, non si sa. Boh. Oh no, no, forse. Vabbè, no, l'ultimo ora no. Mica vado via che mi trasferisco a Londra, sì, o trasferisci a Dublino. A Querceta ti trasferisci. A Querceta, sì, infatti. Bene ragazzi, per questo car vlog è tutto, lui sta morendo di sonno. Sì, sono stanchino ragazzi. Sì, anch'io, nel senso, il pomeriggio non c'è il sole. Poi sono le 6, che ore sono? Le 6 e mezzo. Sì, il sole non c'è e ho sonno anch'io. Prendo il sonno, sì, le 6 e 10, ci sono andato vicino. Comunque ragazzi, vi vogliamo dire, vogliamo invitare comunque a lasciare l'iscrizione al canale attiva, perché comunque ci saranno nuovi video, nuovi contenuti. Inoltre ci sono altri progetti in ballo, nel quale io sto creando dei personaggi tramite un editor 3D e poi con vari screen li elaboro tutti con Photoshop, e diciamo che mi sto facendo proprio dei corsi anche online con Photoshop per migliorare, diciamo, la tecnica. Potrete trovare tutti i lavori che faccio io su Instagram, ovviamente anche tutte le foto che ho fatto anche a lui, a Luca Comics, potete trovare sia nel video che appunto è della fiera, sì, sia tutte le foto su Instagram. Quindi vi lasciamo tutti i link dei social, insomma, in descrizione, e per qualsiasi cosa ci potete scrivere sulla pagina. Certo, senz'altro, quello sempre. Ah, questo qui si è fatto anche una pagina per il cosplay. Ah, un profilo, sì, cosplay, sì. Lo vogliamo pubblicizzare o lo vuoi mantenere privato? Per ora privato. Per ora privato, e verrà pubblicato più, sì, in là. Ci devo ancora pensare. Che l'hanno fatto, ci deve pensare. Sì, ormai mi hanno trovato già tutti, ti giuro. Cosa? Come? Ah, ti hanno già trovato tutti? Sì, ti giuro. Mi sta aggiungendo anche gente che non conosco. anche non italiana. Ti sei fatto bello. Te lo giuro. Ti sei fatto un profilo per il cosplay? E in tempo zero ti hanno riconosciuto e aggiunto tutti. Ma infatti, cioè, non me lo spiego questa cosa, non lo so. Ma secondo me qualcuno di più grande in termini di numeri mi ha visto e tipo mi ha pubblicato oppure mi ha taggato, e adesso mi conoscono un po' così, perché sennò non riesco veramente a spiegarmi. Sì, te sei finito anche su... Ah, si è spenta no, la luce de... sì. È morta la batteria della macchina? No, la batteria no. Te sei finito anche su Anime Click, mi dicevi. Ah sì, su Anime Click. Sì, praticamente era mercoledì, mi pare, il primo giorno di fiera, che c'era un'altra ragazza che mi ha chiesto una foto insieme. Era vestita da Angie, sempre dall'Attacco dei Giganti, e alla fine quella foto con quell'Angie l'ho trovata su Anime Click. Quindi fantastico. Passami il link che poi lo metto in descrizione. Vai, perfetto, vai. Niente, per questo car vlog è tutto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ad un prossimo. Al prossimo car vlog. Ok, quindi adesso c'è la parte dello... Prossimamente. Ah, giusto, hai imparato come si lancia la sigla? No, non ho ancora imparato. Ti devi esercitare, Lo so, lo so. Schermo nero.